Ovviamente da piccolino, quando avevo 6 anni, ho fatto tutte le giovanili all'Udinese, dopodiché sono andato a giocare con la Primavera dell'Hellas Verona e dopo poi sono arrivato alla prima squadra, dove però non ho trovato spazio. Sono andato a fare un prestito a Bolzano, su Tirol, e dopodiché l'anno successivo sono andato a Lecce, quando Lecce era in Serie C, e mi sono trovato bene, è andato bene, abbiamo vinto il campionato e poi ho fatto 2 anni e mezzo là e poi sono andato l'anno scorso, ho fatto un prestito di 6 mesi a Venezia e adesso sono qua a Catanzaro. E da piccolo io facevo l'attaccante, come penso la maggior parte dei difensori, che ovviamente da piccolini si vuole più cercare magari di far gol, di essere sempre al centro del gioco. E poi un giorno ho provato a fare il ruolo di difensore, mi sono trovato bene e da lì diciamo che non ho più cambiato la mia posizione, ecco, e sono contento così. Io non mi ispiro a qualche giocatore, no? Sicuramente dei giocatori che per me, diciamo, penso siano molto forti, come Giorgio Chiellini, per me è il numero uno della mia lista, ecco, un bravissimo giocatore nel suo ruolo. Tanti sono i giocatori con cui vorrei giocare, normale, ma penso che ognuno di noi ha questo sogno, ha questo obiettivo, quindi la mia risposta, cioè, uno non sarebbe sincero, cioè, ce ne sono tanti, ecco, quindi per me voglio sempre dare il massimo, cercare di arrivare il più in alto possibile. I miei hobby, ma sono niente di che, cioè, mi piace comunque stare con gli altri ragazzi, uscire. Non so, un hobby, ecco, che adesso mi è venuto in mente è andare a pesca. Mi piace, cioè mi piace, magari quando lo faccio tempo perso in estate, così. Però come altri hobby a me piace stare tranquillo, non, niente di che. No, non sono scaramantico. Lo ero, adesso penso che, non so, non ci credo più a queste cose. Ma il mio rito prepartita è cercare di stare più tranquillo possibile, non farmi prendere dal panico, dalla tensione, sì, quella giusta sicuramente c'è, ma non ho delle cose programmate prima della partita. Ok, allora proprio sapere, allora, per me numero uno, come ho detto prima, è Chiellini. Poi due metterei Sergio Ramos. E come terzo, come mi piace anche a me giocare come lui, è Leonardo Bonucci, penso, prendo anche ispirazione, cioè da lui lo vedo come un esempio. Mi piace il suo gioco. Un saluto a tutti i tifosi del Catanzaro e speriamo che un giorno potremo scendere in campo con la vostra spinta dalla curva e dalle tribune.